No, no, non ti capisco. Che cosa vuoi dirmi? Si può sapere chi stai pregando adesso? No, credo voglia dire che vuole partecipare lo stesso, no, giusto? No, ma quale partecipare lo stesso? Ci sono io adesso. Massimo ha una voce molto più bella della tua, ricordi? Sì, e io ho una voce che si sente. Contenta? Giusto, prof? Il fatto è che Tefi non si guarda abbastanza intorno, ma è umano sbagliare, o no? Allora, vogliamo iniziare? E Tiago? Ecco. Ah, gentile da parte tua a farti vivo. Coraggio adesso, vogliamo prepararci? Ma che cosa è successo? Monito e Chris hanno trovato dei petardi. Adesso devo andare a controllare che non rischi. No, vieni qui, cominciamo? Siamo qui per questo, no? Dai. Quell'idiota starà per arrivare. E manca anche Feli. Senti, perché non cominciamo anche senza di lei? Senza Feli? Ma scherzi? No, non sto scherzando. Non sarebbe una tragedia. E poi a quella forse manca anche qualche rotella. No, non puoi dire sul serio. Chiedo scusa. Ehi, olè, salsiccia con purè. Vi ho spaventati, non è vero? Vi ho spaventati? Stavate parlando di me? Ma niente, tanto non mi offendo. Vedete, ragazzi, mi stavo occupando di Aleli. Cominciamo? Dov'è Tiago? Scusa, puoi dirmi che ti prende? A che cosa stai pensando oggi? Il fatto è che Monito e Chris hanno trovato dei petardi e lei lo sa questo che cosa vuol dire. Ci vorranno Ma solo 5 Tiago... minuti, mi assicuro che li abbiano buttati e torno subito, Era ora, Tiago. Potevi farci Ragazzi, aspettare ancora un po'. Ragazzi, scusate il ritardo. Allora, il fatto è che senti, io niente non... scuse, cominciamo allora, subito. Allora, vogliamo iniziare? Nene bien. Che bravo, no, questa no, era no, la no, soluzione che avrei scelto io. Un passo è molto più adatto. D'accordo, adesso vedo che si può fare. Te lo ripeto, non ti capisco così. Ecco, le sta dicendo che non sa dove è andato Tiago. È così? Ecco, scusa, io non volevo. Il fatto è che adesso devo correre in bagno. Ma dove vai? Non credo. È assurdo. Non può essere vero. Prof, non li ho trovati. Io li ho cercati dappertutto, ma lei sa il pericolo che corrono con quei petardi. Li possono tirare a qualcuno o farsi del male. Adesso torno grandi, a cercare. Lasciali fare. Dai, adesso pensiamo alle nostre ma, cose. Ma io... Va meglio, vero? Senta, io ora andrei a dare un'occhiata ai ragazzi. Ci vorrà solo un secondo. Arrivo. Ecco. Solo un secondo. Sì, c'è tutto il tempo. Allora? È che i bagni di casa sono tutti occupati. Sono dovuto andare al bar. Cominciamo? Magari. Non lo so, tu ce la fai ancora a respirare, sì. Tesoro? Sì, sì, e sì. E allora, sì, coraggio. Sì. In posizione. Arrivo. Ci siete? Che succede, Bedoja? Oggi non tieni un passo. Oggi è stanco, ma le assicuro. Ehi, siete divertiti stanotte? Bastrate? Sì. Occhio a quello che dici. Tu vuoi un bicchiere d'acqua? Vai pure no, a bere. No, io non voglio un bicchiere d'acqua, ma vorrei annegarci dentro. Senta, io non sto tranquillo con quei petardi. Le giuro che ci metterò solo un minuto e ma, poi un ma minuto. Ma dove vai? Ci siamo. Che c'è ancora? No, non puoi sostituirlo, non puoi. E smettila di fare le flessioni. Se devi andare in bagno, vacci! Non credo ti darà più retta la ragazza. Bello, io sono un Nacho Perez Alzamendi e nessuna mi resiste, chiaro? Ehi, come no? Sì. Torno subito, ok? Roba da pazzi. Ci credo che vai sempre in bagno, bevi quanto un cammello.
Non senti che caldo che fa? Ragazzi, perché non facciamo una pausa? Ma dai, no, ma quale pausa? No. Senti, noi dobbiamo torna provare subito adesso. Qui. Ci pensi tu? Sì, tranquilla. Ci siamo. Ancora. Ma che fai? Dai. Ehi, io non ci capisco più niente. Se n'è andato di nuovo, io non ci posso credere. No, adesso ve lo riporto qui per i capelli. Già che ci sei, passa a prendere il CD in classe. Sì, sì, ma non con quel tono, eh. Andiamo, ti ho chiesto solo un favore. Allora, vogliamo se metterci anche tanto a litigare, basta. Sì, va bene. Vieni, cazzo, proviamo qualche buona idea, perché non provate un passo, ragazzi? Io non capisco. Assurdo, uno tu se ne va dici per i petardi e l'altro sparisce così nel nulla. Per poi riapparire, non si nervosisca, prof, ecco, può restare a vedermi? Sì. In realtà io volevo vedere anche gli altri. Certo. Comunque, se vi dà fastidio non è un problema. Ma no, vieni qui. Eccomi. Ho fatto. Ehi, e la musica? Sì, chiedo scusa se non siamo pronti, eh. Coraggio, voglio tutti in posizione. Da lei, tutto intero. Ti giuro che non è come sembra, sul serio. Mi hai presa per un idiota. Se sono qui è solo perché Simone ha perso la voce. Questa è l'unica ragione. Che ti è successo, Tiago? Perché ci hai tradito tutti così? Stai facendo il doppio gioco. Attenta, tutto questo non c'entra niente con noi due. Non è di questo che sto parlando. Prima ti schieri con noi e poi vai a provare con loro. Io ero tra l'incudine e il martello. Senti, dovevo fare una scelta, ma io ho amici in tutte e due sì, i gruppi, sì, e così tu hai scelto loro. Lo sai, forse è proprio questo il tuo ambiente. Tu non hai idea di quanto mi hai deluso oggi, Tiago. Lo sai qual è il guaio? Che tu sei così buono da fare certe cose solo per pietà. Dico sul serio, tu sei diverso da quelli e per questo ti senti in colpa al punto da sentirti male anche dentro. È la verità, prof. Tiago è un ragazzo molto sensibile. E anche sincero. Che non farebbe male a nessuno, giusto? Dammi retta, i sensi di colpa non servono e adesso vogliamo provare, ragazzi? Sì, cominciamo. Coraggio. Basta, eh? Io vado con gli altri. Cosa? Sentite, vi chiedo scusa, ragazzi. Molto bene, a questo punto, se Arice Breta recupera, lo rimpiazzerà lui. In caso contrario, vedremo. Per oggi la lezione è finita. A domani. Ciao, prof. Ciao, a domani. Ma che diavolo hai nella testa? Aspettate, eh? Ragazzi. Ora cerchiamo di ragionare. Va tutto bene, vai pure, Tiago. Come va tutto bene? Sì, dobbiamo rispettare l'impegno che ha preso. Eh? Grazie. Scusate. Ma che cosa ti prende? Quello ci ha tradito, ricordi? Ha tutto il diritto di fare le sue scelte. Ah, queste sono sciocchezze, andiamo. Sì, è meglio. Senti, io spero solo che tu non stessi dicendo sul serio. No, a chi si fa desiderare, devi dare ciò che desidera. Bisogna mostrarsi comprensivi. Come dire, bastone e carota, così si fa. Chio. Volete forse cambiare gruppo anche voi altri? È proprio della band che dobbiamo parlare.
Io devo chiedervi scusa. Lo so che ho sbagliato. E volevo anche chiedervi di farmi cantare con voi. Lo so che ce l'avete con me, però potreste cambiare idea. Pensateci su, d'accordo?